La serata è stata comunque una serata molto partecipata, i ragazzi hanno mostrato. Noi siamo contenti di aver realizzato anche quest'anno questo incontro così importante, importante per la lettura, per la scrittura. Sappiamo queste due, diciamo, questi due elementi quanto siano importanti per la crescita armoniosa, diciamo, per la formazione della personalità dei ragazzi. Continueremo a farlo, come dire, la volontà non ci manca, la determinazione neanche, se iniziamo un percorso cerchiamo sempre di portarlo a termine. Certo, questa sera c'è stata la partecipazione, c'è stata tanta partecipazione, però gli effetti della pandemia si sentono. Si sentono perché i ragazzi sono comunque un po' disorientati e si vede perché questi sono due anni trascorsi sulla loro pelle in maniera non indolore. Perché sappiamo bene che cosa significa togliere due anni di socializzazione ai ragazzi, due anni di relazioni. E io dico che alla fine hanno reagito fin troppo bene. Sappiamo bene, ne parlano anche gli esperti, degli effetti negativi che si sono verificati per questo isolamento forzato, diciamo, da parte dei ragazzi. La DAD, come diceva uno dei concorrenti, uno dei vincitori, dice: ecco, ha concluso, usciamo, andiamo a giocare all'aria aperta. Questo, ecco, è quasi un grido per dire che l'uomo è fatto, è un animale sociale e come tale deve stare in mezzo agli esseri umani come tutti quanti, diciamo, come giusto che sia. Speriamo di superare questo momento brutto, diciamo, questo momento che ha causato dolore a tutti. Sappiamo bene che ci sono stati anche morti nelle famiglie e quindi non è stato solamente un isolamento, è una vicenda che ha provocato grandi sofferenze. Professoressa, avete anticipato anche una serie di appuntamenti, si riparte nonostante le difficoltà? Sì, nonostante le difficoltà ripartiamo con le nostre attività. Abbiamo allestito questa biblioteca in giardino proprio anche per poter avere la possibilità di incontrarci all'aperto. Faremo una serie di presentazioni di libri, ci sono dei libri in arretrato, addirittura dovevano essere presentati l'anno scorso, l'anno precedente, lo faremo anche quest'anno. Ci saranno degli appuntamenti importanti, cercheremo di ripristinare gli incontri con i ragazzi, magari questo sarà proprio il luogo dove si potranno intrattenere e dove potranno anche fare dei concerti, ascoltare dei concerti, ascoltare un po' di musica, fare delle letture buone, salutare, in modo tale da ripartire, e speriamo di poterlo fare alla grande. Sindaco, Maratea con questi ragazzi è in buone mani. Certamente in buone mani, ma quando siamo tutti nelle mani dei ragazzi, perché rappresentano la nostra speranza. Io ho avuto modo di dire ai ragazzi che la scrittura è un momento importante, perché con la scrittura si comunicano i propri pensieri e questi pensieri permangono nel tempo. Li ho invitati a leggere, perché la lettura arricchisce le conoscenze. Li ho invitati ad osservare la natura,
ad avere sempre un interesse verso le scoperte, verso le cose nuove, perché il mondo è una continua ricerca di conoscenza. Loro non devono mai ritenersi sazi della conoscenza, ciascuno di noi deve sempre arricchire il bagaglio delle proprie conoscenze, che poi aiuta a formare e a rapportarci con gli altri. Questo è un momento importante, ma noi abbiamo le scuole che in questo processo educativo sono molto avanti e noi siamo orgogliosi delle nostre insegnanti e della nostra dirigente scolastica, professoressa Amelia Viterale, che accompagna i ragazzi in questo percorso formativo. Ecco, proprio su questo, Sindaco, le scuole sono un punto di forza, ma rappresentano anche una fragilità, potrebbero rappresentare una fragilità. Ecco, le diceva, il Comune di Maratea è molto attento alle scuole e prova a non fargli mancare nulla. Sì, importante è dare sostegno alle scuole, le istituzioni devono collaborare, perché l'attività formativa significa garantire alle generazioni future la base forte, idonea di maturazione per poter affrontare le difficoltà della vita, perché le difficoltà sono variabili e se non c'è una forte formazione, se non c'è una capacità di maturare all'interno della scuola, il sistema educativo non può essere utile. E quindi diceva mio padre, il bambino non è un vaso da riempire ma una fiamma da accendere, rifacendosi a un pensiero della Montessori. Noi dobbiamo considerare i nostri ragazzi come persone e non come contenitori, quindi accendere il loro interesse, il loro entusiasmo, e loro saranno autonomi di costruirsi il futuro. Sindaco, questa piccola, grande e brutta notizia legata alle suore, abbiamo visto anche tanta commozione, probabilmente in molti, a cominciare da lei, diciamo, si è pensato alla storia di questa presenza a Maratea delle suore e del loro ruolo educativo, ovviamente. Le suore hanno rappresentato la storia della nostra comunità, perché la nostra generazione, la mia generazione, ha avuto un impatto con loro, con la loro capacità di accogliere e di formare i ragazzi. Sono però tempi diversi, ormai c'è una crisi vocazionale e quindi la Casa Generalizia di Roma non ha più le suore idonee per poter mantenere un istituto scolastico, una scuola paritaria, e hanno avuto grandi difficoltà soprattutto in campo economico, perché in questo momento di crisi anche le famiglie hanno difficoltà a mantenere una retta, quindi le condizioni, data l'età degli insegnanti, perché anche la nostra Suor Maria Letizia Laveglia non è più una ragazzina nel tempo, le persone devono essere accompagnate a godersi la pensione, però il loro lavoro, il loro impegno, la loro dedizione resta un momento fondamentale. Noi ringraziamo loro per quello che hanno fatto per la nostra comunità e abbiamo la fortuna di averle ancora con noi nella scuola dell'infanzia. Loro continueranno nella loro attività educativa nella scuola dell'infanzia, quindi non si interrompe, si diversifica. E abbiamo un diverso modo di approcciarsi con i bambini, non con i ragazzi ma con i bambini, ma continua la storia. Ecco, per concludere, Sindaco, ha avuto modo di ascoltare questi ragazzi e, parlando anche del passato, di quegli studenti molto timidi, anche molto introversi, noi vedere oggi questi ragazzi che padroneggiano il linguaggio, sanno esprimersi bene, parlano di informatica, ecco, che effetto fanno a Daniele Stoppelli, che viene da una generazione molto giovane, l'avvocato però già viene da un'altra generazione? Beh, io appartengo alla generazione alla quale è mancato tutto. Noi non avevamo la televisione, non avevamo il frigorifero, non avevamo la lavastoviglie. E poi nel tempo abbiamo visto arrivare nelle nostre case tutti questi elettrodomestici. Siamo la generazione post-guerra del computer, ma quello è arrivato sicuramente dopo. E chiaramente avevamo difficoltà economiche che poi nel tempo sono state superate, anzi c'è stato un momento in cui l'Italia è stata una delle prime 7 nazioni più sviluppate e più dal punto di vista industriale del mondo, è arrivata a essere la 5ª.
e quindi questo ci ha comportato da un punto di vista economico una condizione di privilegio. Certo, nel linguaggio, nella consapevolezza, ma anche nel modo di porsi, queste generazioni sono avanti rispetto alla nostra, anche perché dialogano con i genitori, mentre noi con i nostri genitori avevamo un rapporto diverso rispetto a quello odierno. Noi andavamo a giocare tra ragazzi e il rapporto con i genitori era meno intenso di quello odierno. Oggi anche io con i miei figli abbiamo avuto un approccio diverso di dialogare con i figli e accompagnarli verso una comprensione delle cose, e questo li rende più capaci di comunicare, e questa è l'espressione anche nello scrivere. E abbiamo visto i temi di oggi non sono certamente paragonabili a quelli della stessa corrispondente età degli anni della mia generazione. Grazie sindaco, grazie. Ma partiamo da questa serata, da questo incontro che si rinnova ogni anno con Maratea. Un appuntamento che si rinnova di anno in anno e che rappresenta nel tempo che scorre il tempo che ritorna, quindi un tempo che è anche rassicurante rispetto a ciò che porta, soprattutto attraverso la parola dei bambini, che sono i protagonisti di questi appuntamenti, attraverso i loro racconti, attraverso il loro modo di mettersi in gioco a cavallo della parola. Una parola che spesso a scuola corrono il rischio di vivere come soggetta a una performance, no? Lo scrutinio, l'interrogazione. E invece al di fuori dei contesti scolastici possono viverla come un viaggio. Un viaggio libero in cui è possibile mettersi in gioco fino in fondo. Credo che questa sia la chiave più interessante di questo appuntamento. Ecco, mi piacerebbe avere un suo parere sul ruolo degli operatori culturali sul nostro territorio. Ci sono le istituzioni, sicuramente il comune, le scuole, però poi vi sono queste associazioni che rappresentano davvero il motore concreto di iniziative come queste. E va citato assolutamente l'impegno di Tina Polisciano. Va citato l'impegno di Tina Polisciano, ma siccome non ci sono uomini soli come nel ciclismo, anzi, soprattutto il ciclismo ci insegna che ci sono le squadre, ci sono le persone che collaborano e fanno, facendo gruppo, mettono in gioco delle pratiche virtuose, anche in questo caso ci sono delle persone che, mettendo insieme il proprio amore per i luoghi, lo seminano facendo in modo che i loro luoghi diventino luoghi pieni di anima, pieni di possibilità di incontro, di relazione che si rinnova. Sono tante piccole operazioni di sartoria che consentono ai luoghi di tenersi insieme e di far poggiare il passo a tutti coloro che li attraversano, siano essi cittadini, residenti, stranieri. Perfetto, ecco, un'altra domanda se mi posso permettere: cosa significa essere scrittore di libri per ragazzi? Io immagino la scena dello scrittore che si mette vicino al computer con uno stato d'animo particolare, allora magari se scrive per ragazzi ha un atteggiamento più lieve, no? più gioioso, se scrive qualcosa per gli adulti diciamo ha un atteggiamento, ecco, nel suo caso? Nel mio caso penso che la letteratura non sia un termine appropriato parlare di scrittore per bambini, scrittore per ragazzi. In realtà ci sono dei codici che vengono utilizzati e che, se diventano capaci di provocare bellezza, diventano dei codici accessibili a tutti, mentre i codici della letteratura adulta sono dei codici inaccessibili ai bambini. Quelli per bambini, un po' come per le città, no? Una città a misura di bambini, una città a misura di tutti. La parola a misura di bambini è una parola che come un fuoco accoglie tutti e fa disporre tutti intorno al fuoco, quindi è un motivo di raduno, è un motivo di socializzazione. La parola è sempre ricerca dell'altro. Con questo spirito mi siedo. In che modo vado alla ricerca dell'altro per condividere il pensiero della vita e anche il sogno di una vita con l'altro? Un'ultima domanda: il rapporto con le scuole, perché evidentemente professionisti come lei, scrittori come lei, hanno bisogno ovviamente di un dirimpettaio, no? In qualche misura, che possa anche aprire le porte, ecco. Ha sempre trovato porte aperte nella scuola? Ma io
Cioè, penso che sia un po' come nella vita, no? La letteratura è una ricerca dell'altro, ma è attiva sempre una reciprocità. Cioè, io parlo a te nella misura in cui tu parli a me, e quindi quando le porte si aprono è perché si attiva una relazione, una reciprocità. Quando non si aprono è perché il linguaggio dell'altro all'altro è straniero, o comunque insufficientemente comprensibile, o privo di quel senso che l'altro sta cercando. Beh, quindi, cioè, è come nella vita, no? Non c'è nessun rammarico per le porte chiuse, nessuna felicità, anzi penso che uno scrittore sia uno straordinario manifesto dell'incompiutezza. Perché? Perché deposita delle parole su una pagina e quelle parole dormono fino a quando qualcuno non arriva, ed è l'altro, le apre e le fa rivivere attraverso la sua vita. Quindi, diciamo, è proprio nello spirito della scrittura chiamare qualcuno perché qualcun altro possa esistere. Io nasco perché tu mi inventi. Questo è il gioco della letteratura. Infatti, lei ha usato una bellissima metafora parlando della scrittura che accompagna le persone, no? Sì. Si parlava di un ragazzo, insomma, particolare anche sullo sfondo, quindi davvero una bella immagine, una bella, sì, suggestione sulla, sì, scrittura. Guardi, le faccio un esempio. Se io dico che Gianluca Caporaso è bello, non ho detto nulla, ho usato tra virgolette una parola cieca, perché la bellezza è soggettiva per ognuno. Se io dico che Gianluca Caporaso ha i capelli scompigliati, neri, è alto 1,60, ha il naso lungo e una leggera barba incolta, ho dato tanti elementi per accendere di passaggio in passaggio con le parole una visione di come possa essere Gianluca Caporaso. La scrittura è sempre un modo attraverso il quale qualcuno che vede le scene prende per mano qualcuno che non conosce le scene e non le vede, e attraverso la parola deve illuminargliele di passaggio in passaggio. È un gioco in cui chi vede presta gli occhi a chi non vede attraverso le parole. Grazie. Grazie a lei. Ciao. Beh, questa sera possiamo dire che è quasi partito un gemellaggio culturale tra San Nicola Arcella e Maratea. Ma lo spero vivamente. Questa è una costa che io adoro, a parte poi molti anni della mia infanzia li ho vissuti qui, quindi spero davvero di creare tanti collegamenti. Le realtà belle ci sono e speriamo in delle collaborazioni molto forti. Come le sono sembrati questi ragazzi? Abbiamo parlato anche con il sindaco. Maratea è in buone mani, perché questi giovani sono molto attivi, abbiamo anche detto sono molto avanti rispetto magari alle generazioni passate. Sì, sono sveglissimi ragazzi. Io, anzi, nel mio ultimo libro ho voluto inserire tantissimi dialoghi, tantissime delle domande un po' spiazzanti, molto, come dire, che mi hanno colpito, che i ragazzi mi hanno fatto, i ragazzi e i bambini di tutte le età mi hanno fatto in questi ultimi anni. Quindi, insomma, passare del tempo insieme a loro è sempre un piacere, ed è importante dare voce anche a loro, quindi lettura ma anche scrittura, come nel caso di questo concorso. Ecco, proprio questi concorsi, e quanto possono dare ai ragazzi? Ecco, sono dei momenti estemporanei, sono dei momenti invece che seminano qualcosa? Assolutamente sì, certo, se si riesce a dare continuità e a strutturare è meglio, però anche l'estemporaneità va bene. A me, come a Gianluca, capita spesso, facciamo gli incontri nelle scuole e poi senza programmarlo, in maniera spontanea, i bambini ci mandano i loro disegni, le loro storie, le loro filastrocche, quindi, come dire, è un entusiasmo che cerchiamo di regalare, cerchiamo di trasmettere, ma che i bambini recepiscono benissimo, ed è importante farli sentire protagonisti, è importante farli partecipare. Ecco, noi abbiamo saputo che lei ha un locale particolare, sì, una sorta di laboratorio, pensatoio, tante, sì, cose insieme. Beh, è nato un bel po' di anni fa, ormai sono 13 anni, volevo riprendere, far rivivere una piccola piazza del centro storico di San Nicola Arcella, a fianco alla chiesa. E adesso c'è molto, c'è una libreria, c'è una vineria, quindi si dà molto spazio ai vini, ai prodotti locali, ai salumi, ai formaggi, insomma. E poi... faccio, tranne la parentesi di questo ultimo anno, molti concerti, molte presentazioni, quindi è un posto dove cerco di unire tante delle mie passioni.
Per concludere, qual è la differenza secondo lei tra uno scrittore per ragazzi, per bambini, insomma, e uno scrittore diciamo per tra virgolette adulti? Beh, a me in linea di massima non piace questa categorizzazione, cerco sempre di sfuggire, perché poi per me la letteratura per ragazzi è un terreno di incontro tra tantissime età, quindi scrivo anche per i ragazzi, però poi almeno le mie storie, i miei libri sono rivolti a tutti quanti, ma credo proprio questo, che la letteratura per ragazzi abbia più piani di lettura, sia più inclusiva, come ha detto anche Gianluca, e mira più all'essenzialità, ecco, l'essenzialità, la semplicità, sono anche la leggerezza, come diceva Calvino, planare sulle cose dall'alto senza macigni sul cuore, sono dei valori, e nella letteratura per ragazzi cerchiamo di coltivarli. Ecco, domanda supplementare per chiudere, sempre il libro come punto di riferimento o proprio parlando, diciamo, dialogando, confrontandosi con i ragazzi, magari lei pensa nella prospettiva a strumenti, e può immaginare a cosa penso in questo momento, che avvicinano ulteriormente i ragazzi alla lettura? Beh sì, a me piace molto giocare con le storie che scrivo, quindi poi dalle storie può nascere uno spettacolo, può nascere un video, questo per fargli capire che comunque si possono raccontare le storie in tanti modi diversi. Cioè, sul telefonino come lettura, come... Beh, dipende, insomma, poi l'importante per me è il contenuto, il modo in cui questo contenuto arriva può variare. Personalmente preferisco onestamente il libro, al telefonino faccio un po' più fatica, prendo più appunti sul telefonino, questo sì. I podcast stanno funzionando molto, però bisogna stare attenti a non... perché poi una cosa a un certo punto diventa di moda e la fanno tutti, come i podcast, bisogna stare attenti sempre alla qualità, più piuttosto che alla quantità, insomma, e comunque io credo che un buon libro non ha uguali, nel senso, quando il libro è veramente bello è un qualcosa che ci rimane dentro molto di più rispetto ad un videoclip, ma anche un film, pur essendo un grande amante del cinema, però insomma per me la parola scritta è quella che arriva di più dentro di noi. Bene. Ci siamo, iniziamo. E innanzitutto buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Sono felice di vedere questa presenza così massiccia, soprattutto di voi ragazzi. Sono contenta che ci siano anche i grandi, naturalmente, però quello che fa piacere è che ci siate voi, e che soprattutto, anche perché lo sapete bene, questa è una manifestazione che è stata dedicata completamente a voi. Quest'anno noi sappiamo, ci sono giunti, diciamo, gli elaborati, siete 70 addirittura i partecipanti, quindi è veramente un bel numero. Se noi pensiamo alla pandemia che purtroppo sta, non è che ci ha lasciato, poco fa noi ho sentito per il ministro per televisione, ha detto non abbassate la guardia assolutamente, il virus sta ancora circolando e dobbiamo stare molto molto attenti. Però ecco, adesso passiamo subito ai saluti. Io saluto il sindaco e lo ringrazio per essere qui insieme a noi. Saluto la preside, la dirigente scolastica, io preferisco chiamarla preside, a me piace di più, no? Appunto la preside Amelia, la professoressa Amelia Viterale. Poi abbiamo Suor Maria Letizia, la direttrice della scuola Sacro Cuore, e dopo questo saluto poi ci soffermeremo un momento su questa figura, non solo su di lei, anche sulla scuola. Però prima di ecco, io vorrei passare subito il microfono al sindaco per fare un saluto. Saremo brevi tutti quanti. Voglio ringraziare Gianluca Caporaso, che ormai sono anni che ci onora con la sua presenza,
e quest'anno glielo dobbiamo fare un applauso, perché il suo libro Tempo al Tempo sta andando alla grande e in effetti è diventato una celebrità. Io ricordo quando è venuto qui la prima volta, però te l'avevo detto, che ti dissi: arriverai molto in alto. Ed è vero, ed è vero. Quindi bravo, complimenti. L'importante è tornare qua a livello del mare, sempre. Poi c'è anche un altro scrittore insieme a noi che si chiama Michele D'Ignazio. Noi l'abbiamo avuto qui un po' di anni fa nella scuola, a Mara Congress, nella sala di Mara Congress, e venne a presentare non un libro. Che cosa sei venuto a fare? Non a presentare un libro. Era uno spettacolo teatrale, da storia di una matita, da un libro. Tratto da un libro. Sì, infatti, non so se vi ricordate voi le docenti volontarie che poi, è il caso di soffermarci un momento, devo ringraziare per la preziosa collaborazione nel portare a termine, nel fare, nel realizzare questo premio. Un premio che noi un paio di anni fa dicemmo di voler estendere anche nei paesi non solo del Lago Negrese ma anche oltre. Infatti me lo ricordava poco fa il dottor Lamboglia, che io ringrazio molto per essere qua, e non solo il dottor Lamboglia ma tutte le figure che si occupano della comunicazione, vale a dire Franco Rizzo, Biagio Calderano, Antonio Cerrato, e mi sembra che ci sia anche qualcun altro che, scusatemi se dimentico qualcuno. Adesso a questo punto passo il microfono al sindaco. Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare la Presidente del Centro Culturale, la professoressa Tina Policiano, per aver organizzato questo incontro, e poi soprattutto le persone che qua stanno qui al tavolo dei relatori, e quindi la dirigente scolastica, la professoressa Maria Viterale, la direttrice dell'Istituto Paritario Sacro Cuore, la Suor Maria Letizia La Vecchia, ma soprattutto Gianluca Caporaso, che ormai fa parte di Maratea, questo legame forte con il nostro territorio, e lo consideriamo una ricchezza culturale prestata a Maratea, e quindi la sua presenza qui è per noi motivo di orgoglio, ma anche una rassicurante esperienza culturale. Saluto insieme a Tina sia il direttore dell'ECO Mario Lamboglia, sia il direttore di Maratea Web Radio Franco Rizzo, l'amico Biagio Calderano, che come sempre racconta la nostra storia attraverso le immagini. Anche questo è un modo di comunicare. Comunicare attraverso le immagini e attraverso i video. La scrittura che cos'è? È una forma di comunicazione. Attraverso la scrittura voi ragazzi, e quindi il mio saluto va a voi principalmente, ragazze e ragazzi che vi siete cimentati nello scrivere, la scrittura è una forma di comunicazione del proprio pensiero. Uno comunica quello che pensa e lo scrive. Ma la bellezza della scrittura è che quello che uno scrive si conserva nel tempo. Cioè la scrittura permette alle persone di conservare nel tempo il proprio pensiero. E la scrittura insieme al linguaggio è il secondo strumento per poter comunicare, per poter dialogare. Quindi vedete quanto è importante scrivere. Voi avete imparato a scrivere nella scuola primaria, quindi avete acquistato l'abilità grafica per poter raccontare con le parole, costruire le parole, costruire le frasi. Oggi siete padroni di questo
e quindi oggi potete raccontare il vostro pensiero, ma il vostro pensiero nasce da quello che voi siete in grado di leggere, di quello che voi siete in grado di apprendere attraverso l'osservazione della natura, attraverso lo studio, quindi la lettura, attraverso l'ascolto e quello che la comunicazione odierna da internet alla comunicazione per la televisione ci consente di approfondire. Questi sono momenti formativi importanti, perché la voglia, l'interesse all'apprendimento deve essere una delle cose che deve accompagnarvi durante tutta la vita. Non c'è mai un momento nel quale la conoscenza è sufficiente, c'è sempre qualcosa di nuovo ed importante da aggiungere alla vostra conoscenza, quindi siate sempre attenti, stimolati da questa attività di arricchire il vostro bagaglio culturale. E il modello che la scuola vi offre è un modello educativo integrato, cioè che si forma su due momenti fondamentali: quello di far sì che il bambino diventi un soggetto autonomo, critico, indipendente, e nello stesso tempo abbia la capacità di capire quelli che sono i valori, oltre che la conoscenza, quello che è importante per ciascuno di noi, quelle che sono le abilità e quelle che sono le competenze. Quindi io sono molto fiero che i nostri alunni sono riusciti a scrivere tutti questi bei racconti, soffermandosi ciascuno su argomenti che hanno ritenuto importanti e che li hanno colpiti. Quindi avremo modo di verificare chi, secondo la giuria, è risultato primo o ha vinto. Ma per quanto mi riguarda, tutti voi, tutti quelli che hanno partecipato, avete vinto, perché avete dimostrato di avere un pensiero e di volerlo comunicare agli altri. Grazie. Bene, adesso passo la parola, il microfono alla preside literale. Grazie. Buonasera a tutti. Un altro anno scolastico è passato e un'altra edizione del premio letterario questa sera volge al termine. Io voglio ringraziare caramente la professoressa Polisciano e ringrazio veramente di cuore per l'impegno le professoresse che con molto impegno le professoresse che costituiscono la commissione, perché si impegnano in maniera volontaria. Però permettetemi, devo ringraziare soprattutto i nostri alunni che hanno colto con impeto questo invito a partecipare a questo concorso letterario, un concorso che ogni anno si ripete, però quest'anno io lo percepisco in maniera diversa, proprio perché c'è stata tanta partecipazione, è stato un successo, nonostante le difficoltà del momento, nonostante la scuola sia stata chiusa per tanto tempo. E devo ringraziare anche le docenti che hanno incoraggiato i vostri figli, questi ragazzi, a partecipare, perché questo premio letterario, questo concorso, lo dobbiamo considerare una palestra dove, come diceva il sindaco, si sviluppa il pensiero critico, e si sviluppa anche l'arte della scrittura. E che dire, sindaco, noi dobbiamo incoraggiare molto questi ragazzi, perché la scuola sul territorio deve essere considerata come un vivaio prezioso.
un vivaio prezioso e tutti dobbiamo concorrere ad alimentare questo vivaio, la famiglia, la scuola e tutte le istituzioni, così come stiamo facendo questa sera. Perciò vi chiedo anche di mettere al centro del rilancio del vostro programma la scuola. E la scuola deve essere qualcosa di concreto, non solo un sogno, un'utopia, perché il sogno può anche concretizzarsi. Io sono rimasta anni fa, ho fatto gli esami di Stato, era più o meno questo periodo, in una scuola di Ivrea, in un istituto superiore di Ivrea. E sono rimasta, mi ha colpito molto una frase scritta su una parete, una frase che aveva pronunciato l'imprenditore Adriano Olivetti. Per loro che non conoscono Adriano Olivetti, Olivetti era, ma loro non conoscono nemmeno, sono le nuove generazioni, i nativi digitali, e non conoscono nemmeno la macchina da scrivere. Adriano Olivetti era quello che produceva le macchine da scrivere, le produceva in tutto il mondo. Adriano Olivetti aveva scritto, c'è un pensiero che mi ha colpito molto, dove diceva: un sogno resta un sogno fino a quando non si comincia a lavorare. Nel momento in cui si comincia a lavorare, beh, non è più un sogno, ma è qualcosa di infinitamente grande. Io direi che noi dobbiamo lavorare, perché la scuola non deve essere passiva. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi siano anche critici e persone libere, uomini e donne libere, perché se c'è tanta partecipazione, credo che anche il tema li abbia interessati. Un tema bellissimo. Si sono proiettati nel futuro, tenendo conto anche di ciò che la crisi di oggi, quello che il Covid sta portando, lo stanno vivendo in prima persona, anche sulla loro pelle. E il Covid, ragazzi, oltre a fare tanti morti, milioni di morti, ha messo in luce anche gli sbagli della società, soprattutto delle nazioni. Sono stati sbagli, perdonatemi se qualcuno, beh, è il mio pensiero, ma un'opinione comune, sbagli che stiamo pagando anche durante il Covid, perché se le nazioni avanzate hanno investito sulle armi, sulle navi da guerra, sui carri armati, e non hanno investito sulla sanità, sull'istruzione, ci ritroviamo con tanti morti, con una sanità sfasciata. Brava. E non ce lo possiamo permettere. Brava. Bene, perciò incominciamo ritornando alle parole, al pensiero di Olivetti. Olivetti non pensava, era un grande, un genio, perché non pensava solo al suo orticello, alla sua azienda. Pensava oltre alla sua azienda, pensava anche ai suoi dipendenti, perché se stava bene lui, per stare bene lui, dovevano stare bene anche gli altri. E non a caso quella cittadina è diventata patrimonio dell'UNESCO. Perciò, quando racconterete ai vostri figli com'erano, come stavamo 30 anni fa, io vi auguro che possa essere solo ricordo questo. Va bene, grazie. Io dovrei passare adesso il microfono alla direttrice della Scuola Sacro Cuore. E devo dire che stasera, tra tanta gioia, perché c'è tanta gioia, c'è anche un po' di tristezza. La Scuola Sacro Cuore l'anno prossimo non l'avremo più in mezzo a voi.
nel senso che non ci saranno più i ragazzi di questa scuola. E abbiamo ritenuto opportuno, come consiglio d'amministrazione, io come presidente, il vicepresidente, lasciare un segno, ringraziare chi rappresenta la scuola Sacro Cuore, ringraziare la direttrice, Suor Maria, madre Suor Maria La Veglia, e ringraziarla e esprimerle la nostra gratitudine. È stata una scuola che ha fatto la storia di Maratea. Io in effetti voglio, ho qui degli appunti che voglio un pochino ripercorrere, quella che è stata appunto la scuola Sacro Cuore di Maratea. Le suore figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, con sede a Roma, arrivano a Maratea nel 1907. La loro funzione educativa inizia già nella prima metà del secolo scorso, quindi inizialmente svolgono la loro attività presso l'ex convento dei Cappuccini, che diviene orfanotrofio, con la denominazione Sacro Cuore, denominazione che poi acquisisce la scuola elementare, che a tutt'oggi è conosciuta con lo stesso nome. Nel 1962 la scuola ottiene la parifica, nel 2001 diventa scuola paritaria, fino al 1993 i locali che ospitano la medesima sono quelli del convento dei Cappuccini, dove tantissimi bambini vengono accolti dalle cure amorevoli delle consorelle, successivamente la scuola viene ospitata poi presso i locali dell'Istituto De Pino. Nel corso degli anni sono state tante le suore che hanno dato il loro contributo educativo ma anche assistenziale. La scuola elementare è stata una fucina di nuove menti, la preparazione scolastica impartita dalle docenti è stata fondata sui valori della fondatrice, vale a dire di Virginia Centurione Bracelli. Hanno dato vita soprattutto tra gli anni 80 e gli anni 90 i primi anni del nuovo secolo ad una fervente attività culturale. Molte le dirigenti che hanno lasciato la loro orma lungo la strada della scuola. Ricordiamo le ultime: Suor Maria Grazia, Suor Maria Norberta, Suor Maria Letizia, reggente per circa 14 anni. Molti laici che qui hanno potuto iniziare la loro attività di insegnamento. Ricordiamo Loredana Di Casale, Luisa Bruno, Paola Zita, Giovanna Gareffa, Angelo Baffari, Annelia Bacchiglione, Marianna Trotta, per ricordarne alcuni. Molte le attività e i progetti che hanno portato a termine con il loro supporto, dal progetto dell'Enel Play che ha visto la scuola vincere per ben 3 volte il primo premio per il Sud Italia. Più 2 menzioni speciali, da ricordare anche il gemellaggio con Little Genius International di Frascati, scuola bilingue con cui hanno collaborato per vari anni, grazie alla presenza di docenti madrelingua quali Alexandra Joseph. Gli alunni hanno acquisito un bagaglio di lingua francese che hanno dato i suoi frutti negli anni successivi. Purtroppo, a causa, insomma, le cose cambiano, l'attività viene interrotta il giorno 30 giugno e i bambini in effetti non potranno portare a termine il loro ciclo scolastico che li ha ospitati dal primo anno, con dedizione e preparazione da parte delle suore, d'altronde come questo succede in tutte le scuole. Suor Maria Letizia, noi vogliamo, a nome di tutti, a nome mio, a nome del Consiglio d'amministrazione, a nome di tutta la comunità che fa parte di questa realtà, consegnarle un omaggio floreale. Lo fa il mio vicepresidente. C'è anche una targa e lì e gliela facciamo consegnare al sindaco. Presidente, no, è un dono vostro, dovete fare tu, se la padrona è in casa, non è tu. Grazie.
Prego. Mi commuovete, grazie. Anche noi siamo commossi. Tutto ciò che finisce lascia tristezza. Comunque le suore rimangono qui con la scuola primaria, con la scuola materna, e quindi continueremo a vederle sul nostro territorio. E che ci fa piacere. Continuano la loro attività, e questo ci fa molto piacere. Grazie. Ma adesso passiamo ad un altro argomento. Noi siamo qui per due o tre cose stasera. Siamo qui principalmente per il premio, e questo, su questo non si discute. Abbiamo fatto il primo passo, che è quello di salutare la direttrice. Nella scaletta c'è anche l'inaugurazione della biblioteca in giardino. Che significa? Significa che in effetti, se voi vi guardate un pochino intorno, non abbiamo fatto grandi cose e cose del tutto speciali, però abbiamo cercato di offrire il servizio di biblioteca, va bene, a tutti coloro che vogliono continuare ad usufruirne durante l'estate senza essere costretto ad accedere nei locali chiusi, cosa che tra l'altro noi, devo dire, l'abbiamo evitato per tutto l'inverno. Noi siamo stati molto rigidi, addirittura i libri li hanno presi quando li hanno consegnati, in busta chiusa li abbiamo tenuti poi in quarantena per 11 giorni prima di passarli ad un altro utente, diciamo, che ne faceva richiesta. E quindi questa biblioteca in giardino è stata possibile realizzarla grazie a degli sponsor, che io ringrazio veramente di cuore, molto vivamente. Non solo io, ma l'intero consiglio d'amministrazione è grato per quello che siamo riusciti ad ottenere, diciamo, da queste persone. Il primo è Donato Iannone. Donato Iannone è il che è lì, però non so per quale motivo non si viene a sedere vicino a noi. Con la sua agenzia di assicurazioni è stato uno degli sponsor più consistente dal punto di vista, ma bisogna dire grazie a tutti, nel senso che ci ha sostenuto un pochino di più, va bene. Ma non solo, l'ha fatto il supermercato Velardi. Ho messo il logo lì dove c'è scritto biblioteca in giardino, poi c'è una striscetta dove compaiono appunto tutti i logo degli sponsor. L'ha fatto il supermercato Velardi, l'ha fatto l'associazione Mattia Polisciano, l'ha fatta la ditta Limonci Florinda di Edil Limonci. Stamattina poi, mentre parlavo al bar, se voi avete visto, è stato aperto adesso un bar qui vicino, anche molto accogliente, devo dire, parlavo con i proprietari e dico, piano piano poi arricchiremo man mano che gli sponsor aumentano. E lui, devo dire, gentilmente ha detto, va bene, contate pure su di me. La prima cosa che ha fatto, dico, sì, mi servirebbe un ombrello per accogliere un angoletto per i ragazzi. Ed ecco qui, è arrivato, dopo un'ora, è arrivato quel bellissimo ombrello rosso, che dà una nota di colore, va bene. E quindi speriamo di arricchirlo sempre di più, diciamo. Questo è un posto dove possiamo fare tante cose, possiamo presentare libri, possiamo fare dei concerti, possiamo fare delle conferenze. Infatti adesso iniziano, e approfitto anche per questo,
in questo momento per dirvi che adesso iniziano una serie di presentazioni di libri che ho in arretrato, diciamo. Sono circa 2 anni che non abbiamo fatto niente, e quindi da giorno 9 ci sarà il libro di una signora, che di una scrittrice che parlerà del problema dell'immigrazione. Giorno 23 luglio ci sarà la presentazione di un libro abbastanza importante, abbastanza forte, perché affronterà il tema degli anni di piombo, il delitto Moro e via di seguito. Quindi voglio dire, sono argomenti anche abbastanza importanti. E poi ce ne saranno altre, ci sarà qualche incontro su Dante, vediamo un po'. Insieme poi saranno anche delle attività, queste sono tutte attività che continueremo a fare come sempre con il Comune di Maratea, perché sono 45 anni che il centro non può stare senza il Comune, il Comune non può stare senza il centro. È vero? 45 anni. Sono 2 giorni. Va bene? Quindi voglio dire, e adesso passiamo al premio e naturalmente consegno il microfono a Caporaso, a Gianluca Caporaso, il quale è l'ospite d'onore, diciamo, di questa serata. Grazie per la vostra partecipazione, e devo dire, voglio questo chiarire, noi non conosciamo né la classe né a quale scuola appartiene il vincitore o la vincitrice. Leggeremo i racconti, chi si riconosce si fa avanti, più rigoroso di così non si può fare, va bene? Ragazzi, complimenti. E un'altra cosa e poi chiudo. Noi l'anno scorso abbiamo fatto lo stesso, abbiamo fatto questo concorso sempre sul tema della pandemia. Eravamo agli inizi con tutte le nostre paure, diciamo. Adesso li abbiamo lo stesso queste paure, però i vaccini, le vaccinazioni più o meno ci sono state, abbiamo anche imparato a conoscere di fronte a che cosa ci troviamo, anche se non completamente. Va bene. L'anno scorso io chiesi all'artista Carla Viparelli, che è qui presente, che io ringrazio molto, chiesi di donarci una sua opera per far sì che diventasse la copertina di quella che poi doveva essere la pubblicazione di questi. Vedremo se è possibile mettere insieme quello dell'anno scorso e quello di quest'anno per farne una pubblicazione, così come abbiamo fatto negli anni passati. Se avessimo più risorse economiche faremo molto di più, ma noi veramente ci facciamo i salti mortali. Va bene? Gianluca? Sì. Allora, Tina, grande, hai fatto anche una grandissima promozione del tessuto produttivo, cioè non solo del tessuto associativo, scolastico, cioè di ogni cosa. Maratea è... Io dirò 2 cose brevissime e poi inizierò a leggere i racconti vincitori. La prima, a titolo personale, ringrazio la curva sud lì dietro, che è composta da queste splendide ragazzine che davvero saltellando e capriolando meravigliosamente nella vita riescono a fare delle cose che dovremmo fare tutti e che però non tutti riusciamo a fare, perché il tempo, ahimè, spesso e volentieri manca. Continuare a cucire i fili che consentono a una comunità di stare unita, e loro lo fanno in modo straordinario, animando il territorio con iniziative, compresa questa,
che sono davvero stupende e che io sin dall'inizio ho sposato senza nemmeno sapere come erano fatte. Poi in tutto questo, quando ho letto la traccia, ho pensato a una cosa, a un grande poeta salernitano, si chiamava Alfonso Gatto. C'era un verso di, ci sono due versi di Alfonso Gatto che dicevano: tutti parlano del proprio cuore, nessuno parla con il proprio cuore. E a volte questa cosa la penso rispetto ai ragazzi, ai bambini. Tutti parlano dei bambini, dei ragazzi, del modo in cui devono essere nella vita, e nessuno parla con i bambini e con i ragazzi rispetto al loro modo di essere nella vita. Perché a differenza di quello che a volte noi diciamo che rappresentano il domani, dobbiamo pensare a due cose invece. Rappresentano ieri, tutti noi siamo stati bambini e ragazzi, rappresentano l'oggi, perché sono cittadini quanto me, quanto il sindaco, quanto la preside, quanto la curva sud di questo abitare i luoghi, e abitandoli inventarli di passo in passo. E allora la cosa meravigliosa che fanno e che mi convince sempre è quella di andare dai ragazzi a dire, anche attraverso una traccia come questa: tu come stai? Tu come ti senti? Avverando una cosa che fa parte della scrittura, non della scrittura rapportata alla letteratura, no, della scrittura come viaggio nella conoscenza. Rodari diceva: tutti quanti dovrebbero sviluppare strumenti espressivi non per diventare artisti, ma per abitare meglio il mondo. E ognuno scrivendo ha avuto modo, sviluppando competenze artistiche, di abitare meglio il mondo e di pensarlo meglio. Quindi, come giustamente dicevano il sindaco e la preside, al di là di chi ha vinto, è una cipirchia vincere questo premio, c'è un viaggio che ognuno di loro attraverso la parola ha compiuto nel dialogo con il proprio cuore e con i propri pensieri. E quindi complimenti anche da parte mia. Adesso, per non farla troppo lunga, inizio a leggere il primo racconto vincitore. Questo è un applauso sulla fiducia del, rispetto alla qualità del racconto vincitore. Un giorno di pioggia ero in salotto con i miei due bambini Filippo e Flavio. Ci annoiavamo un po'. A un certo punto Filippo prese un vecchio album di foto di famiglia. All'inizio si divertivano molto a guardare le foto di quando ero piccolo, fino a quando, sfogliando, videro delle foto in cui io, la mia famiglia, molti amici, persone in spazi aperti, avevano tutti una mascherina sul viso. Subito mi hanno tempestato di domande. Pensavano ad uno scherzo, magari che fosse carnevale, ma guardando la mia espressione hanno capito che la cosa era diversa. Allora ho cominciato a raccontare di quel brutto periodo che aveva cambiato la vita di tutti. Si era trattato di un nuovo virus molto contagioso, che si trasmetteva per via aerea, ma anche col contatto personale attraverso gli oggetti. Quindi si doveva portare sempre la mascherina, stare attenti a non toccare le superfici che erano state toccate da altre persone e lavarsi spesso le mani usando l'igienizzante. La cosa più brutta, però, era che non potevamo toccarci e abbracciarci, non potevamo festeggiare i compleanni, andare a mangiare una pizza, non si poteva né fare sport né andare al parco. Quanto mi è mancata la compagnia dei miei amici, miei cari figli. Questo periodo per tutti i bambini del mondo è stato molto difficile. Non si poteva andare, scusate, neanche a scuola, e vedevamo le maestre attraverso lo schermo dei computer. I primi giorni ci sembrava divertente, poi è diventato bruttissimo, ci annoiavamo a stare sempre a casa seduti davanti al PC, niente ricreazione, niente chiacchiere con i compagni, niente gite. Io, la mamma e vostro zio abbiamo dovuto lasciare la nostra città e il nostro papà perché la famiglia era in difficoltà economica e siamo andati a vivere con i nonni. Ci è voluto un bel po',
prima di poter tornare tutti insieme. Nel mondo ci sono stati migliaia di morti, tanta gente è morta da sola in ospedale, senza poter avere i propri familiari vicino. Il virus attaccava soprattutto i polmoni e i medici non riuscivano a trovare una cura. Per poter sconfiggere questa nuova malattia, tutti gli scienziati del mondo hanno studiato insieme e sono riusciti a produrre un vaccino. Le persone anziane sono state vaccinate e anche i miei nonni. Oggi, per fortuna, la vita è normale. Potete fare tutte le cose che alla vostra età io non ho potuto fare. Guardate, fuori non piove più. Usciamo a giocare. Fine. Beh, yeah. Vieni qua, vieni. C'è anche la motivazione della giuria. Io mi chiamo Lucio. Girati, girati. Lucio, girati che c'è la foto del... Le motivazioni. Lucio esprime in modo efficace e personale le esperienze vissute durante questo difficile periodo che ha turbato profondamente soprattutto i più piccoli. Lo stile narrativo è spontaneo, il linguaggio è fresco, proprio dell'età. L'invito finale ad uscire a giocare dopo la pioggia, Michè, è giusto, fa intravedere uno spiraglio di speranza. Bravo Lucio. E lì in Curva Sud ti aspettano per gli autografi e per il premio. Guarda, ha già messo la mano nella borsetta. Ah no, c'è anche un premio mio, scusate. C'è un premio caporaso. Posso, Tina? Allora, l'anno scorso, quando finì la prima fase del lockdown, insieme a un amico illustratore e artista di Matera, molto bravo, si chiama Raffaele Pentasuglia, abbiamo realizzato un leporello. I leporelli sono dei libri che si aprono come mappe e consentono l'esplorazione. È un inno all'aperto, alla nostra terra, alla Basilicata, no? Ci sono 10 filastrocche e rime sulla nostra terra illustrate. Ce n'è anche una sui mari. E ve la leggo così... ci facciamo orgogliosi anche di Maratea, di cui sono ospite onorario. Che sono, Tina? Lucio, vieni qua che c'è il libro, vieni qua. Dove va? Calma Lucio, vieni qua. Già vuoi tornare a posto? No, mi avevano chiesto che dovevo chiamare mia mamma. Ah, mamma? Vieni a mettere una firma, vieni. Allora, la filastrocca fa così. In fondo a questo mare c'è un cielo che si perde e chi si lascia andare riceve in premio il mare. Pisticce e Novasiri, dai calanchi ai sospiri. Scanzano e Policoro, fragole e spiagge d'oro. Il mare a metà ponto, profuma di tramonto, è figlio di una dea, quello di Maratea. Lecci, rocce e colori, luce, eroni e bagliori. Tra Ioni e il Tirreno, nuota l'arcobaleno. Questo è per te, Lucio. Grazie. Può tornare al posto il ragazzetto? Va a prendere il premio, ragazzo. Allora, per chi non lo sapesse, il premio consiste in 100 euro per un ragazzino vietato consumare i soldi nell'acquisto di libri, ok? Vietato, c'è una regola sacrosanta. Solo giochi e... No, ma anche perché la biblioteca adesso è fornitissima di libri. Perché c'è la biblioteca? Oh, bisogna dire alla biblioteca quali libri tanti, si desiderano. Tanti, ce ne sono tanti. Ne sono stati acquistati, pensate ragazzi, con un decreto Franceschini del Ministero dei Beni Culturali. Noi abbiamo partecipato a un concorso che hanno riconosciuto alle biblioteche di un certo numero di libri una somma di 10.000 euro. Noi abbiamo acquistato 10.000 euro di libri, per cui chi volesse prendere, qui c'è addirittura l'elenco dei libri acquistati, ma c'è di più.
lo stesso concorso lo stanno ripreparando al Ministero e lo rifaranno nuovamente, per cui avremo anche a breve avremo anche altri fondi per poter arricchire ancora di più il nostro patrimonio librario. Se non saranno 10.000 saranno sicuramente 7-8.000 euro. Allora, secondo vincitore, sono un ingegnere informatico e ho un'azienda virtuale dove si progettano siti e giochi online. È un giorno come un altro del 2050, ho 42 anni e dopo una dura giornata di lavoro, dopo aver salutato virtualmente i miei collaboratori, mi sposto finalmente dal mio studio al salotto di casa qualche minuto prima della cena. In salotto trovo la mia famiglia, mia moglie e mio figlio di 14 anni, un ragazzo sempre sorridente e allegro, con un sacco di amici virtuali. Sì, perché noi viviamo in un mondo virtuale. L'umanità purtroppo oggi è fatta di relazioni virtuali. Mi siedo vicino a mio figlio e gli chiedo come è andata oggi a scuola. Lui mi racconta dei suoi compagni e dei suoi insegnanti e di come virtualmente vivono la scuola. Virtuale, virtuale, tutto virtuale. Mentre lui racconta, a un certo punto mi guarda e mi chiede: papà, sai, l'insegnante di storia oggi ci ha mostrato delle immagini di ragazzi come noi che stavano tutti insieme in un luogo fisico, un edificio con grandi aule. Con grandi aule, tu te lo ricordi? Hai vissuto in quel periodo? Come siamo finiti ai visori e a non uscire più da casa? Bella domanda, gli dico. Sì, me lo ricordo. Ricordo i miei compagni, i banchi dove sedevamo in due, il suono della campanella che ci indicava lo stacco da un'ora all'altra, i giochi, le merende, il chiasso, gli abbracci, le verifiche, le interrogazioni, le urle, i rimproveri, ma anche l'affetto, le carezze, le caramelle che ci davano quando eravamo bravi, le ottime torte di compleanno preparate dalle mamme di ciascuno di noi. E poi fuori dalla scuola, i pomeriggi a giocare a pallone, in piscina, le serate in pizzeria o a cena, a casa di qualche compagno. Era tutto umano, tutto vissuto, in relazioni vere. Poi un giorno, verso la fine dell'anno ormai lontanissimo del 2019, abbiamo cominciato a sentire parlare di un virus che dagli animali era passato all'uomo, facendolo ammalare e addirittura morire. La notizia veniva dalla grande Cina, che si era trovata improvvisamente a difendersi da un virus, imponendo ai suoi cittadini di rimanere in casa chiusi per mesi. L'umanità si accorse di non avere farmaci contro questo virus e così dalla Cina si è diffuso in tutto il mondo, bloccando le attività umane e il vivere quotidiano. Ci siamo ritrovati tutti chiusi in casa per mesi. Se solo penso che qualche giorno prima ero stato in gita con la scuola a Roma e il giorno dopo c'ero tornato con mio padre e mio fratello per andare a vedere la partita dell'Inter, una sorta di metamorfosi della nostra vita, inspiegabile. Mi sono così trovata ad incontrare i miei compagni e i miei insegnanti al computer, la famosa DAD che ci ha cambiato la vita. Andammo in DAD a marzo 2020, non era come la scuola normale, potevi scegliere se farti sentire e vedere tra le urla dei prof che ti dicevano «attiva la videocamera o il microfono». Non facevano le stesse ore di scuola, non era come essere in presenza. Quante emozioni vivi con i compagni. Caro figlio, ti sarò sincero, all'inizio ho preferito la DAD, era comoda stare a casa e alzarsi più tardi, ma poi la mancanza dei miei amici d'infanzia si sentiva e a un certo punto non vedevo l'ora di tornare in presenza. Vedi, la mia istruzione era fatta di libri, verifiche, interrogazioni, per cui era importante per me andare a scuola. La tua è fatta di un visore che ti porta sui campi di battaglia virtualmente. Invece io la storia la leggevo nelle pagine di un libro e la immaginavo. Ecco perché il mio sapere è diverso dal tuo. Il Covid-19 non solo ci ha costretti a seguire le lezioni online, ma ci ha costretti anche ad annullare le nostre relazioni esterne. Non potevamo incontrare amici, nonni, zii, cugini. Rimanere in casa senza poter andare in giro, fare viaggi come eravamo soliti fare, Roma, Bologna, Napoli, Salerno, Assisi, Catania, Torino, Pisa, Milano, città che ho visitato realmente e che tutto a un tratto non potevi più visitare perché gli spostamenti erano limitati dal colore che veniva attribuito alle regioni.
la mia regione, la Basilicata, è stato spesso rossa man mano che i suoi cittadini si ammalavano. Ti potevi muovere solo per lavoro, salute e condizioni di necessità. A te invece basta un visore e puoi visitare le piramidi o andare in qualsiasi altra parte del mondo senza prendere macchine, aerei, treni. Non conoscerai però tante emozioni, non proverai stupore di fronte alla Torre di Pisa, Piazza San Pietro, Vaticano, altre bellezze. Non vivrai l'emozione di una partita di pallone in uno dei tanti stadi, lo stupore di fronte a tanta gente, i colori di uno stadio. La pandemia che ha colpito il mondo nel 2019 a me ha sconvolto la vita, l'ha bloccata e modificata. A te ha negato l'emozione di conoscere tante cose, di relazionarti con tante persone. Sai, oggi mi sento come mio nonno che ci raccontava della Seconda Guerra Mondiale e mio padre e mia madre che mi raccontavano della loro infanzia, dove ancora i computer e i telefoni cellulari non erano stati inventati, non erano ancora entrati nella vita quotidiana. Mi sento mio padre che mi raccontava di come all'università, architettura, costruiva le tavole e poi man mano è arrivato l'uso quotidiano del computer. Oppure mia madre che mi parlava di come aveva cominciato il suo mestiere di giornalista dettando al telefono i suoi articoli ai dimafonisti, così si chiamavano coloro che nelle redazioni giornalistiche mettevano in pagina gli articoli dei corrispondenti, e di come dalla macchina da scrivere si era poi trovata a mandarli via fax e poi via email e poi ancora con il telefonino e via dicendo. Rispetto a te, figlio mio, mi sento fortunato, perché io di quel mondo fatto di umanità, di relazioni reali, di rapporti familiari allargati, dell'amore di un fratello, ho ancora il ricordo e sento ancora il profumo. Tu non avrai mai queste possibilità. A tuo figlio racconterai solo dei visori e della tua fantastica stanza attrezzata per vivere in modo virtuale tutte le tue relazioni. Il tuo contatto umano, purtroppo, siamo solo io e tua madre. Tu non conoscerai mai la felicità del vivere fuori di casa, di incontrare i tuoi amici. Quanto ho scritto, spero resti soltanto frutto della mia immaginazione. Io non l'ho scritto, cioè io non sono il vincitore. Allora, posso, dai dati, in mio possesso dei dati, quello che ho letto, il papà se non sbaglio architetto e la mamma giornalista, abbiamo uno studente di Trecchina che ha il papà architetto e la mamma giornalista. Chiedo alla professoressa di classe, prego professoressa. La professoressa Panzardi, visto che non è presente questa sera, sì, non è presente. Potrebbe essere Leonardo, sì, mi pare, sì, si Leonardo chiami. Leonardo potrebbe essere. Leonardo perché al papà architetto. Il papà architetto e la mamma giornalista, ha parlato della gita a Roma, eravamo... Buonasera. Stavo dicendo che potrebbe essere sicuramente un alunno di Trecchina, perché ha parlato della gita a Roma, eravamo andati in gita a Roma poco prima del lockdown, ha parlato dell'Inter, lui è tifoso dell'Inter, e poi ha citato i genitori, giornalista e architetto, quindi penso che ci siano molte... sì. Non è presente qui questa sera. Non è presente perché... Si chiama Leonardo Filardi. Io ce l'ho il numero, sì, c'è una motivazione, sì, sì, perché non aveva problemi familiari e quindi non possiamo, sì, mettiamo subito così, io ovviamente ho i numeri attribuiti al... No. Professoressa, la commissione vede come è disposta, così accoglierà i numeri e tutto quello che le ha portato. Ok, io l'ho portato. D'accordo. Allora, io ho portato i numeri. Intanto dirigente, le telefono alla mamma. Ah, mamma. Bambino sulla vela. Leonardo Giuliano. Mare, l'ultima prima intervista nostra la facciamo.
domenica. Sì. Sì, andiamo con il Vincenzo. Scusate, mi fanno notare dalla giuria che non ho letto la motivazione. L'autore, con un racconto ampio e articolato, ci proietta in un futuro fantascientifico originato dalla pandemia e dalle sue conseguenze. La narrazione originale e appassionata trasmette al lettore suggestioni ed emozioni che davvero possono aver coinvolto, purtroppo non sempre positivamente, gli adolescenti di questo periodo. Ci è sembrato che l'autore, attraverso la ripetizione del termine virtuale, voglia esorcizzare la paura di una vita fatta di isolamento e solitudine. Quest'anno c'è anche un premio speciale, attribuito a uno studente che si chiama Vincenzo Papaleo, che verrà ritirato dal suo insegnante, che invito a venire qui e che ringrazio a nome dell'associazione. C'è una piccola cosa che riguarda la scrittura, pensateci. La scrittura, c'era un poeta, io cito sempre i poeti, si chiamava Celan questo poeta, diceva: fiore, parola di cieco. Perché? Perché se ci pensate, la scrittura presuppone la capacità di prendere qualcuno per mano e di farlo entrare in luoghi che lui non ha mai visto e che si accenderanno grazie alle parole che uno scrittore utilizzerà. Quindi la scrittura è sempre un gioco di parole nel buio, e chi quotidianamente con il buio dialoga, fa i conti e lo supera con le sue parole merita davvero un premio. Grazie, e lo consegno al professore. Allora, Vincenzo non è presente perché mi ha inviato un messaggio, non sta molto bene, oggi ha avuto un piccolo malore. Vincenzo è un ragazzino con disabilità visiva, un non vedente, e io reputo un grande successo questa partecipazione. Vogliamo leggere anche l'elaborato? O no? No? Ah, la motivazione. Dottoressa, chiedo scusa. Allora, non credevo fosse la motivazione. Al concorrente Vincenzo Papalebbia. Sì, è Vincenzo. Per il notevole impegno, volontà ed entusiasmo nel partecipare alla sesta edizione del concorso La Penna Facile e per la sua ammirevole semplicità nel trattare la dolorosa vicenda della pandemia che ha coinvolto il mondo intero. Menzione speciale. Grazie, grazie professore. Abbiamo terminato. Sì, verrà la ragazzina, verrà da Trentina la mamma di tutta. Tu intanto. Intanto aspettiamo questo ragazzo. Non funziona? Sì. Intanto che aspettiamo questo ragazzo di Trecchina, non ho capito, il concorrente precedente di dov'è? Di Trecchina. Sono tutte e due di Trecchina? No, quello precedente. La primaria è di Maria. Questa è una menzione speciale, niente, i due premiati. Esatto. Lui è tutto quest'anno da
ma se non qualcuno di voi mi accompagnarono, se per favore, no, qui a Maratea, qui a Maratea. Bene, bene. Complimenti ai docenti, complimenti agli alunni, complimenti alle dirigenti. E, intanto io inviterei a venire qui Ignazio. Michele, vieni, vieni. Allora, Ignazio e Gianluca Caporaso ci parleranno delle loro opere, delle loro avventure letterarie. No, adesso gli prendiamo un... prego, siediti. Bene. Allora, mi permetto io di presentare Michele D'Ignazio, che è questo mio amico scrittore al mio fianco in questo momento. Michele è un cosentino che ha, pur essendo molto giovane, un importante percorso letterario già attivo. Pubblica con una delle più importanti case editrice italiane, che è la Rizzoli, e ha cominciato il suo percorso luminoso con un libro che si intitola Storia di una matita, un libro che è andato così bene da meritare poi delle, come si chiamano, edizioni successive, non edizioni, delle ristampe, e poi insomma un percorso molto forte. Michele ha continuato, ha poi scritto un libro di viaggio che si chiama Pacuna Imba, poi 2 anni fa è venuto fuori nel periodo di Natale un libro molto bello che si intitola Il secondo lavoro di Babbo Natale, un libro che racconta della crisi di Babbo Natale rispetto alla ricerca di un posto di lavoro. È inutile dire, un libro che è esploso, tradotto in non so quante lingue e quante edizioni a livello internazionale ha avuto. E di recente Michele è uscito, che periodo, Michele? Quando è uscito l'ultimo? È a marzo, in contemporanea con l'uscita del mio libro, per farmi concorrenza è uscito con un suo libro, altrimenti avrei sbaragliato il mercato editoriale della letteratura per ragazzi, di cui ovviamente vorrei che lui vi parli, perché è una fortuna, tra l'altro arriva da una località che è a 30 km, San Nicola Arcella, dove gestisce un locale che fa molte attività culturali di altissimo livello, tra le quali vi suggerisco anche quella che farà a settembre un percorso, diciamo così, sulla scrittura, che sarà tenuto da Marco Lodoli e Emanuele Trevi, candidato potenziale vincitore del premio Strega di quest'anno. Quindi seguite le sue attività, ma lui ve ne parla adesso, contestualmente al libro che ha nelle mani e che magari vi racconterà meglio di me. La parola a Michele D'Ignazio. È una fortuna averlo qui, gratis tra l'altro. Grazie Gianlu, no, mi fai veramente sempre divertire tanto, sorridere. Io saluto tutti voi, saluto anche io la Curva Sud. Sono passati un bel po' di anni, da almeno 6 o 7, ho fatto Mente Locale 2014, avevo fatto lo spettacolo di Storia di una matita lì nello spazio proprio qua davanti, quindi speravo magari di incontrare qualcuno dei bambini che avevano assistito, ma ormai saranno grandissimi, sono già maggiorenni, e quindi dai, io non dovevo essere qui, però poi ci siamo sentiti al telefono con Gianluca, ho detto sono a San Nicola, ti vengo ad ascoltare. Però una delle grandi capacità di Gianluca, dei grandi talenti, che proprio ti tira dentro, dice no, ma come ad ascoltare, vieni, parla, di qualcosa del tuo libro. E quindi davvero è, perché sì, è un'occasione, la partecipazione è una cosa sempre molto bella,
ed è bello sentire un po' i vostri racconti. A me mi è capitato 3 volte di fare il presidente della giuria in dei concorsi, mi sono sempre divertito molto. Alcuni erano, 2 erano in Calabria, erano praticamente, partecipavano tutte le scuole calabresi, erano più di 300 racconti, quindi è stato faticosissimo leggerli tutti, però è stato molto molto bello. Il libro di cui parla Gianluca, e poi magari davvero spero di, adesso vi dico giusto 2-3 minuti, però 2-3 cose veloci, però spero di poterne riparlarne, è questo qui, Il mio segno particolare. Lo chiedo a voi in prima fila, che forse ci vedete, siete più vicini. Mi somiglia un po'? Sono io, secondo voi? Sicuro? Qualcuno di voi dice no, non sono, sono io, sono proprio io. E quindi perché secondo voi c'è la mia faccia sulla copertina, illustrato ovviamente, non è una foto, è un'illustrazione, perché? Perché parli del tuo segno particolare. Perché parlo del mio segno particolare? Perché per la prima volta, dopo, questo è il mio 8° libro, per la prima volta parlo proprio di me, quindi è una storia autobiografica, parlo, pensa un po', dal giorno della mia nascita, un po' rocambolesca, il 7 gennaio 1984, quindi un bel po' di anni fa, fino ai miei 16 anni, quindi in un libro ho cercato di raccogliere i miei primi 16 anni e il protagonista sono proprio io, quindi non è Lapo come in Storia di una matita, non è Sant'Emanuele come in Pacunaíba, Il viaggio in Brasile, però sono proprio io e parlo del mio segno particolare. Secondo te qual è, come ti chiami tu? Sì? Lauda. Qual è il mio segno particolare? Dalla copertina si capisce qualcosa? C'è qualche indizio? Oppure non si capisce, dice, oh, devo leggere almeno qualche pagina per... ok, qualche altra... Ah, tu hai fatto così, ok, quindi i capelli, o la testa, i capelli, sì, i capelli sicuramente sono uno dei miei segni particolari. Parlo spesso dei capelli nei miei libri, c'è anche uno dei personaggi, Storia di una matita a casa, c'è Spuglio di More che ha i capelli cespugliosi come me, quindi sicuramente questo è uno dei segni particolari che si vede subito. Però in realtà i segni particolari, anche se uso il singolare, il mio segno particolare, i segni particolari sono tanti, quelli che ho io, e in realtà raccontando poi questa storia volevo anche incoraggiarvi, una volta che leggerete la storia, appunto, a raccontare i vostri segni particolari, perché molto spesso non ci facciamo caso, però ne abbiamo tanti, ma ne dobbiamo prendere coscienza. Questa è una delle cose che Gianluca ripete spesso, e in questo proprio, come dire, me la ricordo spesso questa frase, quando dice appunto che raccontare è un vero superpotere, si creano dei ponti con le storie degli altri, ed è quello che sta capitando un po' con questo mio libro, ma capita con tantissimi altri libri. Quindi parlo di segni particolari, parlo di superpoteri, raccontare il vero superpotere, ma il segno particolare di cui poi parlo è un mantello gigante, un mantello gigante che mi sono ritrovato quando sono nato, dal giorno della mia nascita. Però non vi svelo troppi dettagli su questo mantello gigante. Voglio leggervi velocemente una parte del libro, un paragrafo molto breve che si intitola L'istinto di partire. Ve lo leggo sia perché, oltre che scrivere, mi piace molto viaggiare, mi piace tanto girare un po' da luogo a luogo, sia perché in parte l'inizio di questo paragrafo è ambientato proprio a San Nicola Arcella, perché io vivo a Cosenza, sono di Cosenza, però ogni estate la passo a San Nicola Arcella, perché i miei nonni avevano... Ci siete stati a San Nicola Arcella? Sapete, lo conoscete il paese? I miei nonni vivevano lì, e quindi io alla vostra età, da giugno a settembre, quindi un'estate molto molto lunga, la passavo a San Nicola Arcella, e ci sono tante parti in questo libro ambientate proprio lì. Mi è venuto di leggere questo paragrafo, poi mi dite se vi è piaciuto. Era settembre, di gran lunga il mio mese preferito. È un mese fresco di vento e io avevo espresso a mia madre il desiderio di andare a Gardaland. Ci siete mai stati?
Avevo 8 anni e chi lo sa, forse avevo visto una pubblicità su una rivista, forse me ne aveva parlato un amico che c'era stato, insomma mi sembrava una bella avventura. Mia madre però mi aveva guardato un po' perplesso. Eravamo rimasti al mare solo noi due e lei presto avrebbe ripreso il lavoro. I nonni non c'erano e anche mio padre era tornato in città. E Gardaland distava 1000 chilometri, non era proprio dietro l'angolo. Eppure, una mattina, mia madre mi svegliò all'alba. Erano 6 e il sole doveva ancora sbucare da queste montagne. Mi stropicciai gli occhi e le chiesi: «Che c'è?» «Andiamo», mi disse. Proprio non capivo, andiamo dove? A Gardaland, ovvio, no? Una piccola valigia era già pronta per me. Non dovevo fare altro che vestirmi e trascinarmi fino alla fermata dell'autobus. Ero insonnolito, ma poi l'entusiasmo salì durante il viaggio. Non potevo crederci, eravamo partiti così, senza preavviso, senza pensarci troppo. Vivevo da bambino lo spirito di uno dei libri che poi a 18 anni mi avrebbero stregato, diventando senza dubbio uno tra i miei preferiti, On the Road, ovvero sulla strada. Oggi di Gardaland, vi dico la verità, non ricordo niente. Ricordo invece benissimo il viaggio, l'alba di quella mattina, la luce meravigliosa e sognante, i riccioli e il sorriso di mia madre. Mi sa che alla fine è proprio vero, ciò che conta è il viaggio. L'ho letto perché mentre vi ascoltavo guardavo queste montagne bellissime, c'era anche il Cristo, quindi e niente, insomma, erano le stesse montagne da cui era sbucato il sole, quell'alba di tanti anni fa, insomma. Gianluca, che facciamo? Continuo? Non so, vabbè, alla fine... Adesso facciamo così. Michele vi ha letto un suo paragrafo, io invece vi leggo una mia filastrocca. Lui fa il narratore, io faccio il poeta. E allora ne approfitto per dirvi, alcuni insegnanti lo sanno perché grazie alla preside ho avuto la fortuna di presentare loro il libro. Durante il periodo della pandemia ci siamo ritrovati tutti a casa e in questo spazio chiuso il tempo è diventato enorme. All'inizio è stata un'esperienza davvero strana, particolare, che cosa si può fare? Sì, ci vediamo presto. Alla prossima. I fiori e la targa. Grazie. Lo terrò per ricordo, grazie di tutto. Grazie a te. Grazie. Grazie a te. E insomma, vi dicevo, è nato questo libro che si intitola Tempo al tempo. Ci sono 37 filastrocche sui tanti tempi del tempo, il presente, il passato, il futuro. Il tempo della felicità, del dolore, della cura. E allora, siccome un po' ci siamo tutti ammaccati in questo tempo, io come formula per la guarigione vi leggo la filastrocca del tempo che cura. Michele, sentimi che manco tu la sa, lo so già. Ah no, allora mi devo fermare perché c'è il vincitore, c'è Leonardo. Scusa un po', alza la sede leggermente, alza. Leonardo, complimenti, io ho letto il tuo racconto, poi ti abbiamo cercato e sapevamo che stavi volando da Trekking a qui. Abbiamo capito che c'era alta pressione, quindi hai avuto un... E adesso a te la parola, raccontaci com'è nata questa idea di questo racconto. Perché praticamente io da grande vorrei fare
l'ingegnere informatico, perché a me piace tanto l'informatica e nel mondo di oggi tutto, per tutto quasi sempre serve l'informatica. Quindi ho deciso di scrivere questo e ho raccontato il tempo della DAD, che per me non è stato molto un bene, anche se era una comodità e lo trovavo comoda, perché ero a casa, mi alzavo un'ora dopo e non dovevo andare a scuola. E però comunque ogni tanto non capivo le lezioni, oppure non facevo i compiti. La domanda che mi pongo è qui, cioè che gli pongo, perché secondo me lui ha il sogno di fare l'informatico, però nel tuo racconto l'informatica diventava tutto virtuale, tu non potevi più toccare, abbracciare, incontrare, andare a costate, andare a giocare. Perché l'hai trasformato in una cosa così, visto che ti piace tanto l'informatica? Perché anche questo virus ci ha cambiato e quindi da 2 anni a questa parte siamo abituati ormai a riceverci tra il computer, il telefono, a guardare le partite in televisione anziché allo stadio, a non andare a giocare insieme a volte, ed era quello che facevamo prima. Invece adesso possiamo farlo di meno, anche se spero che comunque la pandemia passi presto per ritornare a farlo, però secondo me il futuro sarà caratterizzato molto dall'informatica. Però Leonardo, tu tra un'ora di informatica e un'ora di gioco a pallone sotto casa, che scegli? Gioco a pallone. Anche se perdi 10-0? Sì. Sicuro, Leonardo? Sì. Vabbè. Leonardo, devi andare lì a recuperare il tuo premio insieme a tua madre, che deve firmare il recupero del premio. Vai Leonardo, devi andare in giuria. Ah, la motivazione, certo. Qui c'è stato il fuori programma, qui è volato. Quindi. Virgì, senti la motivazione. L'autore, con un racconto ampio e articolato, ci proietta in un futuro fantascientifico originato dalla pandemia e dalle sue conseguenze. La narrazione originale e appassionata trasmette al lettore suggestioni ed emozioni che davvero possono aver coinvolto, purtroppo non sempre positivamente, gli adolescenti di questo periodo. Ci è sembrato che l'autore, attraverso la ripetizione del termine virtuale, voglia esorcizzare la paura di una vita fatta di isolamento e solitudine. Sì, adesso salutiamo con una filastrocca e poi ci diamo appuntamento all'anno prossimo. Che dici, presidentessa? Ah, per fare la presentazione. Ma io la vedrei più in modo più. Volete fare proprio una presentazione? Sì. Ma mi sembra così informale e simpatico. Io vi leggo la filastrocca del tempo che cura, poi dopo, se guarite, stiamo, se non guarite, non stiamo. Lascio la parola a Michele e vi guarisce lui, non gli posso fare niente. Allora, tra queste filastrocche, vi parlavo di, c'è la filastrocca dell'anno nuovo, dell'anno vecchio, della vigilia, del ritorno, del tempo perfetto, no? Ci sono anche delle situazioni particolari come la filastrocca del tempo che cura. E adesso, a pagina 50, fa così. Dopo passiamo, figlia, devo passare per me.
Allora, filastrocca del tempo che cura. Filastrocca del tempo che cura, perché è caduto, perché ha paura. Perché ha la febbre, ho un pesce al dito, perché ha un ginocchio avverte prurito. Un pomeriggio di onde in conchiglia, sia lo sciroppo di chi sbadiglia. E mentre ascolta i suoni del mare, poco alla volta provi a cantare. Chi fa una vita assai solitaria, prenda compresse di amici e aria. E mentre il vento beve a sorsate, usi parole come pomate. C'è poi chi dice, tutto va bene, prenda pasticche di piccole pene. Perché a nessuno sembri normale essere vivi e non farsi male. Devo dire grazie soprattutto alla Gruva Sud, perché appena ho finito ho detto bravo, cioè parli proprio bravo, cioè senza di voi sarei un autore di rione, di quartiere. Siccome per ognuno di noi c'è un inizio, c'è un primo passo, c'è un esordio, no? Travevamo i filastrocchi e c'è la filastrocca dell'inizio, che deve essere una filastrocca del buon auspicio. E fa così. Filastrocca dell'inizio fa che il viaggio sia propizio. Labirinto, luogo aperto, rendi dolce anche il deserto. Tutto nuovo, strado rampa, chi non sa volare inciampa. Manto bianco, cielo nero, ogni passo è un gran mistero. Terra, cielo, sbuffo, vento, fai guarire ogni spavento. Sabbia, mare, onda, flutti, fai passare sogni brutti. Dammi un ballo planetario e un annuncio sul binario. Fammi andare a spasso come a ogni cosa porta un nome. Dietro i vetri quando piove, dammi un sogno e il chissà dove. Voglio tutto, anche il dolore, darà forza al mio stupore. E poi proprio alla fine di questo libro di filastrocche bellissime, come potete sentire, c'è la filastrocca dei saluti, che fa così. E con questa davvero io vi saluto. Filastrocca dei saluti, i miei tempi son compiuti, ce ne sono ancora tanti, ore, notti, giorni, incanti. Tutto il tempo che conosco ha la forma di un gran bosco, e in quel bosco siamo tutti, cielo e umani, mari e frutti. Ogni tempo ha il suo sentiero, largo, stretto, finto, vero. Ci sono strade già battute, strade nuove ancora mute. Se io sapessi ogni cammino, sarei un re, sarei divino. Per fortuna sono umano, rima tu, io m'allontano. Ci sono tanti tempi ancora da mettere in rima, e chi incontra i tempi di questo libro può provare a giocare per farli cantare. Perché l'idea è questa. Perché scriviamo? Tra i tanti motivi. Scriviamo anche perché abbiamo bisogno di felicità. La scrittura, sempre, è un tentativo di dire felicemente le cose, anche quelle più brutte. Altrimenti non si scriverebbe. Chi vuole scrivere in malo modo le esperienze della vita? E invece c'è sempre questo desiderio di bellezza, no? Devo dire bene anche il brutto. E allora, quando ognuno di noi viaggia nel tempo, e nel tempo inciampa, e vede il tempo inciampare, come quello che spesso e volentieri è inciampato in questo tempo, ha una missione: farlo cantare anche quando piange e farlo volare anche quando cade. E c'era un vecchio modo di dire che diceva: se il tempo vola e noi siamo fatti di tempo, allora anche noi possiamo volare. La posta in gioco della letteratura e della scrittura è farci volare anche quando siamo appena caduti. Grazie. Passo la parola a Michele, se ci vuole fare un saluto e ci vuole rinviare a San Nicola, e poi torna alla presidenza per la chiusura del pomeriggio. Michele.
A proposito, io ho portato dei libri con me, chi vuole comprare ogni copia 120 euro con lo sconto Marateota 115, se volete venite qui e vi faccio anche l'autografo a 50 centesimi. No, ok, no, semplicemente io, Gianluca, ti ringrazio di nuovo, ringrazio tutti voi, è stato veramente un piacere essere qui con voi in questo posto bellissimo, spero di poter tornare presto, insomma. Gianluca, dovremmo fare una staffetta di lettura, non so, mi piace questa idea, proprio una giornata di ping pong letterario. E insomma, grazie davvero e speriamo di rivederci presto. Venitemi a trovare a San Nicolarcella se passate da quelle parti. Grazie. Grazie, grazie Gianluca, grazie ai ragazzi, grazie a tutti, grazie ai genitori e grazie alla stampa, dico io, no? Dare gli ai ragazzi che hanno partecipato. Quelli che non hanno vinto, ma che comunque hanno vinto, no? Ci sono gli attestati di partecipazione da ritirare. Bene.